Il pennello, ecco, il pennello, eccolo qui, di zio Alberto, non è di Raffaello, di zio Alberto questo, ecco qua. Allora, adesso apro questo barattolo, guarda, è per ricostruire pittura di fondo, legno annerito, legno vecchio e deteriorato, rinnovo facile senza sverniciare e carteggiare, maschera e difetti del legno, guarda, l'ho comprato stamattina, a posto, guarda, adesso metto questo scatolone qui nelle gambe in modo che non mi sporca. Devo vedere la resa, questo è un barattolo abbastanza grande. Allora, il colore non è il massimo, sembra vomito, è un giallo, Ogni 5-6 anni bisogna ritinteggiare queste finestre. Diciamo insieme il Padre Nostro e una decina del Rosario, anche in queste circostanze di ripristino del legno. Meditando i misteri del dolore. I misteri del dolore. Il Padre Celeste si è sacrificato per noi. Non c'è amore più grande di quello da sacrificarsi per gli altri e Lui ha fatto questo per noi. Quindi siamo gli grati. Qui c'è scritto legno esterno vecchio, finestre persiane, portoni, porte, legno grezzo, danneggiato e annerito. I vecchi legni
protetti male nel tempo, si sono anneriti e rovinati. Le vene si sono allargate, la pittura di fondo per legno annerito. Permette il rinnovo semplice e rapido del supporto in questo stato. Maschera il legno esterno invecchiato e annerito dalle intemperie. Copre e uniforma la tinta del legno prima di impegnarlo. Rende una colorazione di tipo bianco-bianco al supporto. Meditiamo i misteri del dolore, l'agonia nell'orto degli ulivi, Gesù agonizzante che si è sacrificato per noi. Questa è una tinteggiatura molto chiara, molto chiara. Vedi? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimettere noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Però non mi piace questa tinteggiatura. Comunque ormai sono in ballo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. È meglio il legno di ciliegio, è il colore del legno di ciliegio qui. Questo fa pietà. Questo fa proprio pietà di colore. Dopo vedi un attimo con la carta come possiamo fare.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Questo più o meno è il colore del palazzo. Colore del palazzo. Non va bene. Non va bene questo colore qui. Vedi, tinta finale dopo l'applicazione dell'impregnante. Questo è un impregnante, non è una tinteggiatura. Quindi bisogna che ci pulisco. Ho messo l'impregnante, bisogna che ci pulisco. Praticamente questo prodotto passa tramite le fessure delle crepe e le sigilla, quindi io ce l'ho messo, adesso lo levo superficialmente, ma in realtà è andato dentro il prodotto. Praticamente ha penetrato dentro il legno. Questo è un semplice impregnante. L'importante è che ha penetrato. A me quello del negozio mi ha detto metteci questa in modo che protegge il legno, però non mi ha detto che era un impregnante e basta. Io pensavo che una volta che impennellavo la finestra veniva perfetta, invece no, perché io ho detto è vecchia, è marcia, è mezza marcia. Questo qui era un impregnante per ristabilire il legno, no, per verniciarlo. Purtroppo mi sono sbagliato. Caro mio. Allora, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ho aperto l'acqua ragia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, adesso cambio finestra. Questa qui l'ho trattata con l'impregnante. Adesso devo trattare questa del finestra. Questa qua giù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo regno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Ecco, adesso una volta che ho messo l'impregnante lo fo asciugare e penetrare, però all'esterno lo tolgo, lo rimuovo, perché non va bene all'esterno. L'importante è che va all'interno. Salve, Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo gli esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime. Forza dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Con Clemente, Pio, dolce Vergine Maria. Che roba, oh! Vai! A posto. L'impregnante, l'importante è ammettercelo che penetra all'interno del legno. Dopo per l'esterno non è importante, l'esterno dopo lo facciamo con una tinteggiatura. Thank you.
allora. Vedi, praticamente penetra molto profondamente al legno, alle fibre del legno, penetra proprio dentro. Ed ora bisogna lasciarlo asciugare e poi si vernicia quando c'è la vernice per legno. A posto. Senti, sentiamo il Vangelo di oggi. San Matteo, apostolo ed evangelista. Oggi è il mio onomastico. Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini 4:1-7, 11-13. Fratelli, io prigioniero a motivo del Signore vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Aspettiamo questo che passa. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ed egli, fa passare questi, ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, e ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero. Di che roba? Allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Dal Vangelo secondo Matteo 9:9-13. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto, senti l'onomastico mio, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate e imparate che cosa vuol dire: misericordia io voglio, non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Senti la spiegazione del Papa, è molto lunga. Sentiamo. Matteo era un pubblicano, cioè un esattore delle imposte per conto dell'impero romano, e per questo considerato pubblico peccatore. Ma Gesù lo chiama a seguirlo e a diventare suo discepolo. Matteo accetta e lo invita a cena a casa sua, insieme con i discepoli. Allora sorge una discussione tra i farisei e i discepoli di Gesù per il fatto che questi condividono la mensa con i pubblicani e i peccatori. Ma tu non puoi andare a casa di questa gente, dicevano loro. Gesù infatti non li allontana, anzi, frequenta le loro case e siede accanto a loro. Questo significa che anche loro possono diventare suoi discepoli, ed è altrettanto vero che essere cristiani non ci rende impeccabili. Come il pubblicano Matteo, ognuno di noi si affida alla grazia del Signore nonostante i propri peccati. Tutti siamo peccatori. Tutti abbiamo peccati. Aspetta. Dai, primo. Senti. Chiamando Matteo, Gesù mostra ai peccatori che non guarda al loro passato, alla condizione sociale, alle convenzioni esteriori, ma piuttosto apre loro un futuro nuovo. Una volta ho sentito un detto bello: non c'è santo senza passato e non c'è peccatore senza futuro. Questo è quello che fa Gesù: non c'è santo senza passato né peccatore senza futuro.
Basta rispondere all'invito con il cuore umile e sincero. La Chiesa non è una comunità di perfetti, ma di discepoli in cammino che seguono il Signore perché si riconoscono peccatori bisognosi del suo perdono. Quindi adesso diciamo altri tre proiettili contro il maligno. Tre proiettili. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, nel sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Niente, ho messo l'impregnante anziché la vernice. Quindi la vernice vedremo la prossima volta, che ci metterò sopra la vernice, sopra l'impregnante, perché l'impregnante serve per fare impregnare, lo dice la parola stessa, la vernice, la tinteggiatura. Quindi io metterò una tinteggiatura color ciliegio, perché questo è un legno di ciliegio, sopra questo impregnante. Purtroppo la cappella è stata fatta. Però dai, alla fine gli fa bene l'impregnante, non è che ho sbagliato granché, eh. A posto, dai. Adesso con l'impregnante si asciuga e il legno si rinvigorisce. Se non ti è piaciuto questo filmato, non mi può fregare meno, al prossimo, dai.